ci siamo qui che aspettiamo. Ecco, stiamo tirando su adesso le serrande. Aspetta che bucano. Saluto, abbiamo un gamer. L'ha fatto bronzo. Apertura ufficiale. Al vlog? Hype. Allora, è stato bellissimo perché appena arrivati hanno detto fin da subito con la gente fuori, per chi aveva preordinato PlayStation c'è, per tutti gli altri che sono venuti qua non ci sono PlayStation, niente, nisba, nada, non ci sono PlayStation oggi. Non ci sono. Ci siamo. Grazie, buona giornata. Distribuisci gioie oggi? Sì, oggi sono tutti felici, guarda. Arrivo subito. Oh, ecco a te. Grazie mille, sai. Grazie, ciao. Grazie. Abemus 3 PS5. Gabi lo vedo un po'. Quello che è successo a, non dico dell'incredibile, ma quasi. Eravamo qua seduti con le nostre belle bimbe quando è arrivato un ragazzo e ci fa: ragazzi, mi vendete PS5? A quanto vendete PS5? Lui proprio ceto, sì dai, ciao. E io ho detto: sì, a 850 euro. E lui fa: no, al massimo 600. Beh, direi, ragazzi, di procedere all'unboxing. Avete visto che magia, ragazzi? Questa è proprio la magia del videomaking. Ossa! Eccola qua, ragazzi, PS5, finalmente la unboxiamo. Diciamo che siamo stati fortunati però ad averla al day one, perché purtroppo ci sono coloro che non sono riusciti ad averla oggi. Speriamo, insomma, con questo video di farvi sentire il meno possibile la mancanza. Esatto. Direi cominciamo. Sì, esatto. Questa cominciamo. È la scatola. Esatto, come vedete, parecchio ingombrante e ragazzi, è pesantissima, è veramente pesante. Anche in confronto a Brombe. Esatto, confronto a Brombe. Dovete sapere che è nato un piccolo meme, che lei una volta ha detto, per vedere una figo, guardate in confronto a Brombe. Fra amici mi spiace fare unboxing fra di noi, quindi ogni tanto mentre unboxiamo dico, guardate in confronto a Brombe. Di grandezza. E questa, esatto, devo dire che rispetta Brombe abbastanza. Ricordiamo che questa tra l'altro è la scatola della versione quella col disco, non la digital. Che quella siamo digital, team disco noi. Esatto, sappiatelo, ragazzi, io contrarissimo al digitale. Più che altro anche per collezione, perché come chi sa già, Gian è un gran collezionista. Non si comunque, nota. Sto prendendo questa cosa, però a maggior ragione il disco era indispensabile per noi. Direi. Una chicca che non magari poteva mancare. Se volete parlarne, ne parleremo al prossimo talk show o comunque in live su Twitch. Comunque fateci sapere nei commenti cosa ne pensate mi voi. Mi raccomando, ragazzi. Allora, che dire di questa scatola? Cioè, a me piace. No, è bellissima. Sono sincero, ve la facciamo vedere tutta attorno. Cioè, io mi girerei a guardarla anche se non sapessi che è PS5. Questa scatola è, secondo me, meravigliosa. Sì. È imponente. Io mi girerei a guardarla se non sapessi cos'è. È veramente bellissima. Diciamo che anche stamattina, quando siamo andati a prenderla, appena l'abbiamo vista che un magazziniere l'aveva. Oh, eravamo già lei, in hype. Sì, tipo nella cassa dietro c'era un sacco di scatole tutte messe lì, ovviamente pronte. Tipo sì. Io, le nostre piccole tutte, daccele tutte. Piccole non proprio, però. Sì, esatto. Si fa per dire, sono ragazzi. Sono ragazzi. Se posso fare un piccolo appunto, che un po' mi è dispiaciuto, è il fatto che, non mi ricordo le altre, però sono sicuro la 4 e anche mi sa forse la 3, non c'è nessuna immagine di gioco dietro. Sulla 4 era bello perché c'era Infamous Second Son, Killzone. Dopo non mi ricordo cosa che c'era una qualche immaginina che, insomma, non dispiaceva, ecco. No, questo ci sta anche così, dai, pulita, proprio PS5, sì, punto, sì, sì. Senza niente. Alla velocità della luz. Per chi non lo sa, già ha questa passione per la spagnola. Grande madrelingua. Ve la giriamo da questa parte qua. Esatto. Bellissima, in tutto il suo splendore.
E dobbiamo dire una cosa, per la nostra grande fortuna di sempre, ogni volta, ogni acquisto, ogni avvenimento, ogni cosa c'è sempre una sfortuna. E tra tutti i nostri amici, perché appunto per chi vedrà, per chi ha visto nel vlog che siamo stati con dei nostri amici, tutti avevano la scatola perfetta, a parte noi. A parte noi, si tratta di cazzate, eh. Però siccome io sono bastardo e pignolo. Però sei bastardo e pignolo. Vedete, vedete qua, vedete qua, eh? Vedete? Eh? Eh? Ecco. Vabbè, quindi, vabbè, ce la si tiene così. Direi che possiamo passare a cominciare. Oltre. Taglierino da taschino. Quindi. Che non può, che per chi ha visto il video del gatto sa che non mancherà mai. Esatto. Quello del gatto purtroppo ha fatto una brutta fine, non si sa più che fine ha fatto, era il mio preferito. Ciao. Un taglierino che eravamo molto affezionati. Press F, tu pay respect, tu taglierino. Per chi l'avesse visto ci faccia sapere nei commenti. Ragazzi. Mamma mia. Vuoi prendere uno tu e uno io? Dai, vai. Dai, prima tu con la parte tua. Vai dalla parte della lama. Così. Ok. Vai. Vabbè, alle prime armi con i taglierini, perché di solito apre sempre tutto già. Ecco, questo era un esempio del perché si chiamava Brombe. Hai detto spoiler. Oh. Forse è meglio farvi vedere di qua e farvi dire anche voi. Oh, c'è un cazzo. Però, già. Vabbè, adesso è. Io tengo. Adesso. Allora, vai, 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 vai. Cristo, se pesa. Allora, mettiamo questo qui dietro. Falla, falla cornice, guarda che bellina. Allora. Proprio il logo. Ah, PlayStation. Facciamo come direbbe mia nonna. Anzi, mia nonna direbbe questo sono. Dai. È un bellissimo tocco de carton bianco. Col simbolo della PlayStation. Beh, beh. Brandizzato. Per rendergli un po' di onore. Allora, tiriamo su qua. Facciamo vedere allora, anche in camera. Facciamo qua, vedere prima, senza che cada. Impressioni. Che cada tutto. Allora. Prime cose che si vedono. Io la tengo dal basso così. Ce la fai? Sì, ok, brava, Brombe. Allora, qua abbiamo cavo bipolare per la presa corrente. Poi, questo cos'è? Garanzia Sony. Il Wellingen-Sichtung, ovvero la guida alla sicurezza. Grande sfogliata alla guida alla sicurezza. Le sono le classiche guide. Esatto, sono classiche guide dove c'è scritto non tenere la PlayStation a oltre 60 gradi. Chi è che lo fa? Voglio capire. Magari. O non in congelatore. Poi abbiamo lo Snell Steingitz o il Kurzalintung, ovvero la guida la guida introduttiva. Che anche qua. Ah, qua c'è proprio cose col menu, le luci, i sassi. Bello, bello. Per chi non conoscesse meme Veneto, direi. Sì, esatto. Sono ragazzi, lì. Poi. Oh, mamma mia, sento la materia, la sento. La carezzo, ragazzi. È come se ce l'avessimo già in mano. Mamma mia, subito così. Aspetta, allora adesso appoggio perché qua. Scusatemi, si ma fa la prima cosa qua, sappiatelo, apparirà il logo di Brothers. Da qualche parte apparirà. Ma pianino, pianino. Oh, mamma mia. Ragazzi, pronti? Se è porno tolgo, eh. Tiro più vicino, proprio fai l'estrazione solo del loro. Lotto. Ragazzi. Ragazzi. Wow. Dai, vedere nel dettaglio, matto. Per chi non lo avesse visto, tutto sul retro c'è come texture sul joystick in microscopico, forse anche per quella povera macchinetta. No, mettervi super vicino a... No, no, non ce la fa. E tutti i tasti della Playboy, X quadrato, cerchio, triangolo. Bellissimo, ragazzi. Mia, stupendo. Il Dual Sense. Wow. Ricordiamo che appunto non è più Dual Shock come quelli delle vecchie console, ma Dual Sense, visto che i controller adattivi e tutto quello che ne concerne. Bellissimo al tatto, ragazzi. Sentiamo, posso? Sì, certo, comunque. Oddio.
Madonna! Sentito? Oddio! Wow! Che mio Dio, vorrei tenerlo in mano sempre, bellissimo! È meraviglioso, ragazzi! No, però pensavo fossero più visibili. Vero, questi dettagli, un po' forse più per evidenti. Quello anche che non li metta a fuoco, perché sono impercettibili, però sono fighissimi se li guardi da vicino. Mm. Cioè, mamma mia, che dettaglio! Bellissimo. Sì, anche perché nelle anche foto... il tatto è strano, però è piacevole. È quel ruvido che non dà fastidio, esatto. Che sembra come sporco. Prendiamo un joystick della 4, tanto per farvi vedere la differenza di joystick dall'uno all'altro. Sembrano tipo comunque, le passerelle. Della 4 per me è sempre bello, sì, però esatto. Devo dire che questo ha veramente... al suo fascino anche questo, senza ombra di dubbio. Ma sai che pensavo che fosse un nero più, intanto più lucido, e poi vedi che è tendente al grigio. Secondo me non è un nero forte, guarda anche in confronto più, alle levette, più verso la tracite, mi sembra. È bello, mi piace tantissimo questo dettaglio, lo pensavo molto più nero, infatti in camera insomma lo vedete più nero di quello che è nella realtà. Bellissimo, mi piace tantissimo questo dettaglio opaco. Ricordiamo tra l'altro che adesso Sony ha voluto mettere l'ingresso di tipo C sul joystick, di conseguenza anche la ricarica sarà teoricamente un po' più ultra veloce, e anche il microfono sul joystick, sì, sul joystick sul joystick, sì, che tanta roba, fioi, meraviglioso. Anche il tasto PlayStation cambiato, no, no, beh, ragazzi, è un porno. non so come altro definirlo, ma passiamo mamma oltre. Mamma mia, esatto. Devo dire che già abbiamo avuto una chicca. C'è ancora roba dentro. Ah, giusto. Quanta roba. Allora, facciamo vedere. Questo, giustamente. Spostiamo così almeno abbiamo spazio. Un buon cavo HDMI. Giustamente. È giusto. Poi, qua dentro, penso sia già di sapere cosa c'è. Eccola qua. Ovvero la base, ah, di supporto, giusto, giusto, per poterla mettere appunto in piedi o in orizzontale. Sembra un antico marchingegno stile il codice da Vinci, però ne verremo fuori in si qualche gira, maniera. Sembra. Sì, sembra, non lo so. Ci tengo a farvi sapere, ragazzi, che io ho voluto espressamente non vedere neanche un unboxing di PS1. Sì, proprio per perché... me è proprio, a parte ovviamente le immagini, vabbè, insomma, però un unboxing vero non l'abbiamo no, mai no, visto. Zero, zero. È il primo. Quindi, che facciamo noi e che vediamo nell'unboxing. Per me questo potrebbe essere benissimo un fermacarte, probabilmente. Insomma, si fa quello che si può, dai. Ma... mamma mia. Ragazzi. Ragazzi. Hype. Molto molto paura. Vuole procedere con me? Sì, sì. Va la capitana, cosa pesa? Ok. Questo qua facciamo così. Madonna, è un macigno! Cristo! Alzala, ti prego! Madonna, sei. È un macigno sta roba! Mi uccido! Beh ragazzi, il video è finito! Ah! Volevi! Allora, togliamo queste due. Mettiamo il disco. Così. Al posto dell'immagine. Mamma mia, sei pronto? Guarda che... queste 5 in mano. Ragazzi, penso sia la prima console PlayStation che ho avuto al day one. Che emozione. Nostra prima, tra l'altro, perché per me è primissimissima. Wow. Oddio. Oddio. Oddio mio. Oh mio Dio. Ha già la polvere. Ha già polvere. Poverina. No, sono un po' di peluchi. Peluchi, sì. Lucchettini. Oh mio Dio. Qui mi sa che dobbiamo tenerla in due per farla vedere, sì, da vicino. Minimo. Wow. Cioè, ragazzi. Mamma mia. Pesante. Qua appunto ci sono un attimo le porte. Esatto. Presa d'alimentazione, sol su bipolare, HDMI, presa Ethernet e due porte USB 3.0.
questo non capisco se è una porta tipo C. Boh, non mi pare. No, penso sia. Non so. Capisco. Bello anche qua. Adesso qua non so se voi lo vedete. Lo intravedete, però c'è tutta una filigrana con i tasti della PlayStation. Secondo me. Tanta roba. E davanti. Tasto di accensione. Tasto di rimozione del disco. Una porta USB. Anche questa 3.0 mi sembra. E una porta di tipo C. Bello. E ovviamente lettore di disco. Yes. L'aggancio è per per il supporto e altre prese di ventilazione. Bellissimo, ragazzi. Meraviglioso. No. È veramente tanta. Ho preso che mi sto già spaccando la schiena. Cioè, è pesantissimo. Ragazzi. Una cosa impressionante. Facciamola vedere anche tutta. Beh. Insomma, è una forma meravigliosa. Vi do una chicca. Siete pronti? Non so se rendo l'evoluzione. Mamma mia. Eh. Che cosa carino. A me ha soddisfatto le aspettative e quasi le ha... come si può dire? Superato, esatto. Ha superato le mie aspettative, non di tantissimo, perché comunque insomma è abbastanza percettibile quando la si vede come in foto, si capisce che è grande, enorme, però è una bestia, è bellissima. Sì, ragazzi, veramente anche una bestia. Devo dire il DualSense, una meraviglia, non lo posso descrivere, veramente mi piace da morire. Cioè, voto 10 a entrambi. Mi rende merito. Adesso mi viene in mente il cavo di ricarica. Ok, ragazzi, mi stavo già preoccupando. Non vedevo il cavo di ricarica del joystick. Ok, eccolo. A posto. Provate. Abbiamo tutto. Esatto. Volevamo farvi vedere i giochi che abbiamo preso. Esatto. E che sicuramente cominceremo per primi in questi giorni. Esatto, state pronti perché qualcosina vedrete. Allora, anche in live. Però intanto vi ho fatto vedere il primo, ma intanto vi facciamo vedere qualcosina. Giusto per, non so se li conoscete, se li avete mai sentiti, soprattutto se li tipo... avete comprati, se li giocherete. Esatto, questo qua non so neanche chi sia, non so se è supereroe, non so assolutamente niente e non sono minimamente fan. Su questo gioco ci sono gli orsacchiotti. Esatto, qua ci sono, qua questo gioco parla di orsacchiotti che prendono e vanno al mare. Qui c'è solo del bene. Sì, qua c'è solo del bene e assolutamente non ci si arrabbia, assolutamente no. Infatti non mi vedrete questo gioco, che non so cosa sia, lo porteremo in live e non mi vedrete assolutamente arrabbiato e assolutamente non porterò una serie su YouTube. Spoiler. No, comunque a parte gli scherzi, ci vedrete anche in live appunto a giocare a questi giochi, a provare PS5 e insomma da oggi in poi si comincerà a usare PS5 al 100%, a bomba. Si spera. Quindi niente, direi che è tutto. Yes. Non riusciamo a smettere di guardarla. Esatto. È come se fosse amore a prima vista. Però adesso ci tradiremo a vicenda con lei, in sostanza. Ragazzi, che dire, mi raccomando, seguiteci su Instagram per seguire tutte le nostre novità e soprattutto seguiteci anche sul nostro canale di Twitch, che lì vedrete specialmente recensioni di unghie. E che dire? Le mie. Quelle di plombe. Si scherza. E quelle dei piedi di Gian. Soprattutto i miei colori piedi. Ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale, supportateci di YouTube e commentate qui sotto se vi è piaciuto l'unboxing. Se l'avete presa anche esatto, voi. Esatto, se l'avete presa anche voi. Cosa ne pensate? Se vi è capitato qualche aneddoto tipo a noi. Ah no, ve l'ho già detto nel vlog all'inizio. Ciao. Infatti speriamo che vi sia piaciuto anche il vlog e che vi sia piaciuto questo tipo di video che vi abbiamo portato con noi dalla mattina appena svegli, mezzi addormentati ma felici e in hype. Se vi è piaciuto questo tipo di video speriamo insomma di portarne ancora e niente, lasciate un like se vi va. Questo è tutto da Gian e Brombe. Bacetti spocetti tosi.